Salve care amiche, cari amici, questa mattina e questo pomeriggio volevo fare un video per augurarvi buon fine settimana, ma purtroppo non sono andate così le cose. Adesso mi sto riprendendo con la mia vecchia filmatrice e mi sto guardando nel monitor analogico che ho qua a incandescenza. Perché non sono riuscito a fare questa mattina e questo pomeriggio un video e adesso a tarda notte faccio questo video con la mia vecchia filmatrice Everio? È vero, è successo che io sono acceduto a YouTube, ho acceduto a YouTube attraverso il computer. E c'è stata una sorpresa, perché sono andato a controllare i messaggi e mi è apparsa la scritta messaggi a cui non ho dato una risposta. Non ci potrete credere, non ci ho creduto manco io, ma effettivamente i messaggi ai quali non avevo dato una risposta erano centinaia ed erano dall'anno 2013-2014. Quindi mi è sembrato increscioso non aver risposto a tutti i miei spettatori e alle mie spettatrici riguardo i loro commenti e le loro opinioni sui miei video. Allora ci ho messo ore a rispondere a tutte le persone che gentilmente hanno guardato sin dall'apertura del mio canale i miei video, hanno commentato. E io non ho avuto l'accortezza, perché sono stato distratto, perché i messaggi si accumulavano, di rispondere a tutti e tutti loro. Gli ho anche augurato, dopo 5 o 6 anni di ritardo, buon fine settimana. E quindi, come dire, non potevo non rispondere, capito? D'altra parte, mi sono successe ultimamente delle cose strane. Facebook è ritornato a chiudere un altro mio profilo, un altro mio account. Già era successo nel 2015, ma a me non me ne può fregare di meno. D'altra parte, quello che è realmente successo è che chiudendo il mio profilo Saint-Etienne non ho perso molto, perché voglio dire, dal 2013 ad oggi, più di 6 anni, ho avuto fino a 2000 contatti. Ma quelli che mi scrivevano ogni giorno, perché io penso, ah, non ho scritto questo, non ho scritto l'altro, ogni giorno augurare buon compleanno a dozzine di persone, ma io penso che la relazione deve essere bilaterale, non è che soltanto tu segui gli altri, tu commenti gli altri, tu auguri buon compleanno agli altri, gli altri non si fanno vedere. Su 2000 persone, giusto 26 si mantenevano in contatto con me, e grosso modo dalle 5 alle 10 persone mi scrivevano ogni settimana. Quindi voglio dire, una ventina di persone su 2000. Io mi ricordo quando avevo Google Plus, che era migliore di Facebook, c'avevo circa 400 iscritti e mi scrivevano il 10%, quindi era più effettivo per me Google Plus. Poi peccato che l'hanno chiuso. Allora ripensavo a tutte queste cose questa mattina mentre commentavo, rispondevo ai commentari che non ho potuto rispondere negli ultimi 6 anni in YouTube, e poi ho visto anche i commentari che mi hanno fatto dei lammer, degli spammer, ci sono stati degli haters, solo due per fortuna in YouTube, una signora hawaiana e un'altra che non cito perché tanto non ha nulla nel suo canale e non gli voglio fare della pubblicità gratuita. Poi non vorrei che si offendesse, perché questa hawaiana ha iniziato a spammare sotto ogni mio video che ha avuto a sua disposizione, che io ero una cattiva persona, che facevo finta di essere come ero, che poi io non so lei come
se non parla italiano, come faceva a sapere come io ero? E ha convinto questa mia amica di Instagram, perché anche la Vaiana era mia amica di Instagram, fino a che poi non si è rivelato per quello che era, a tagliare con me. E il bello è che quando le persone tagliano con te nei social, in YouTube, in Instagram, ti vengono a dire: ma io ti ho seguito fino adesso, ti ho appoggiato fino adesso, adesso ho deciso basta, non ti seguo più, non ti appoggio più. Vabbè, mi dispiace per te, ma io non so se ti sei fatta convincere che da questa Vaiana, da questa mangiatrice di pizze all'ananas, che io sono una cattiva persona. Vabbè, se tu sei soddisfatta così, cara Mary, tanto riguadagnato, vorrà dire che in me hai perso un amico, che ne hai trovato un'altra di amica. Non ti scordare che è successo grazie a me, che lei ha conosciuto a te. Poi avete complottato insieme e mi avete lasciato. Ma io nell'arco di 6 anni, di più di 6 anni, nel mio canale di YouTube ho avuto tantissimi iscritti con delle oscillazioni. Basta guardare Social Blade per rendersi conto, soltanto che nell'ultimo anno c'ho 20 iscritti in più un giorno, 20 iscritti in meno un altro giorno, 200 iscritti in più un giorno, 30 iscritti in meno l'altro giorno. E ogni iscritto commenta nei miei video: iscriviti, che ti sto aiutando, ti supporto, come se la sua iscrizione veramente mi facesse diventare lo youtuber più ammirato nel mondo. Io apprezzo ogni persona che mi segue e ricambio l'iscrizione, ma voglio dire, non vi montiate la testa, cara Mary e cara Vaiana. Voi vi siete iscritti nel mio canale, poi vi siete disiscritti e io sono rimasto iscritto al vostro canale anche con la campanella azionata. Che vi aspettavate? Che se io mi iscrivevo al vostro canale che ha meno iscritti, dovevate avere più successo di me? Ma non dipende da me, non dipende neanche da YouTube, dipende dal contenuto che caricate. Io ogni volta che posso carico del contenuto, ma non una volta al mese o una volta all'anno. Poi la Vaiana, mangiatrice di pizze all'ananas, carica dei video di 15 secondi. Voglio dire, come può avere tanto pubblico? C'è più di 1000 video, ma ognuno non raggiunge neanche le 10 visuals, ha 25 iscritti al canale. E non so, mi aveva iniziato a seguire in Instagram mettendo l'hashtag Sant'Enchan in ogni sua foto, che non aveva nulla a che fare con me. E infatti, da quando ha fatto questo, le sue foto in Instagram raggiungevano i 300, 400, 2000 like, perché la gente mi segue in Instagram. Invito tutte e tutti voi a seguirmi in Instagram. Ma poi che succedeva? Che rimaneva delusa perché voleva avere più successo. Ma non dipende da me. Allora è iniziato una campagna di odio a parlare male di me. Per fortuna, a cadere in questa campagna di odio c'è stata soltanto questa Mary, che dovrebbe acquisire tanta pace, e invece si direbbe che si fa portare qual piuma al vento dai pettegolezzi, da indiscrezioni che non giovano niente a nessuno. E allora ho raccontato per sommi capi quello che mi è successo in questi giorni, che hanno chiuso il mio profilo di Facebook Sant'Enchan. Io comunque ho trovato negli anni, perché ho avuto altri profili in Facebook con gli stessi risultati, che ti seguono in pochi, cioè c'avevo 2000-3000 followers e non comprati, semplicemente che chiedevano loro l'amicizia,
però poi non mi seguivano, anche perché l'80-90% di quelli che ultimamente mi seguivano in Instagram non parlavano l'italiano, non parlavano in inglese, come in Twitter. Lo stesso in Twitter, cercate Santen Chan, l'80% di quelli che mi seguono, che sono più di 8.000 persone o 7.000, non parlano in italiano, in inglese o in spagnolo. E non so che mi seguono a fare, però mi chiedono tutti l'iscrizione, si iscrivono perché sanno che io mi iscrivo, e quindi siamo in 8.000 a seguirci in Twitter e non commentano mai i miei post, che in Twitter veramente dovrei ritornare in Twitter, perché posto una volta ogni volta che diciamo pubblico un video in YouTube, e Twitter lo ho per pubblicizzare i miei video di YouTube. E alla fine non so perché si iscrivono centinaia e migliaia di persone nel mio Twitter che non vedono i miei video perché non parlano in italiano. Però ripeto, mi dispiace se qualcuno ce l'ha con me e per quello si disiscrive, ma ormai in YouTube c'ho 1000+ di iscritti. Se una persona non mi può più vedere, non mi vede. C'ho circa 600.000+ di visualizzazioni del canale. C'ho alcuni video che hanno superato le 10.000 views. Forse mi invidiano. Però dicevo, mi ha dato più soddisfazione Instagram, da quando ce l'ho, dal 2014, che non Facebook. Tanto dal 2013 il mio profilo Santen Chan, come da prima, dal 2006 ho avuto per esempio un altro profilo che tanto non vi dico qual era perché non esiste più, è sempre così, mi seguono in 2000, in 3000, quasi raggiungo il limite di 5000. Poi Facebook c'ha una qualità che ti dice: per il tuo bene, per il bene della tua privacy, abbiamo bloccato certe prerogative perché ne hai fatto abuso, oppure qualcuno sta usando il tuo account al posto tuo, abbiamo dovuto bloccare Facebook. Che poi è anche possibile che io mi sia scordato l'ultima volta di chiudere la sezione in Facebook. Vi raccomando, per non perdere Facebook, chiudete la sezione prima di chiudere il computer, perché se voi lasciate aperta la sezione in Facebook ve lo possono hackerare. Forse a me è successo quello. E poi, siccome Santen Chan è il mio nome buddista, non il mio nome di battesimo, mi hanno voluto hackerare Facebook perché molto probabilmente io mi sono scordato di chiudere la sezione in Facebook. Adesso vi lascio, grazie mille ed arrivederci.